ci siamo soffermati soprattutto sui ghiacciai delle Dolomiti, che sono le montagne della nostra regione, e abbiamo soprattutto analizzato i fenomeni che comportano lo scioglimento del ghiacciaio. Il ghiacciaio naturalmente è una delle principali cause della modifica del paesaggio, trasformando anche gli aspetti della flora e della fauna e dei comportamenti con l'uomo. Il mio progetto si occupa di, appunto, delle barene, un habitat tipicamente lagunare, e riguarda appunto la conservazione delle barene, il loro grado di erosione. Dai ghiacciai alle barene sono i progetti che saranno presentati dagli studenti in occasione della 14ª edizione dell'International Student Science Conference dal 3 al 10 settembre al Liceo Classico Marco Foscarini di Venezia, dedicata all'ambiente e al paesaggio. In particolare poi il tema del paesaggio è un tema molto importante in questi anni perché riguarda sia l'ambiente sia l'attività dell'uomo. Poi i ragazzi si conoscono tra di loro, quindi c'è uno scambio culturale, quindi varie culture diverse che vengono a conoscenza. Sono ragazzi di 15-16 anni, 17 anni, che si incontrano tra di loro e quindi vivono per una settimana assieme. Poi per quelli che verranno qui a Venezia, ovviamente avranno la possibilità di vedere questa bellissima città. Alla settimana di studi, infatti, parteciperanno una sessantina di studenti provenienti da India, Cina, Taiwan, Tasmania, Hong Kong e Australia e dal Liceo Scientifico Benedetti di Venezia, accompagnati dai loro docenti, mentre sono circa 40 gli studenti del terzo e quarto anno del Foscarini impegnati nell'organizzazione dell'iniziativa nell'ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro e coinvolti in quelli che verranno presentati. Sono stata ad Hong Kong l'anno scorso insieme a altri 7 ragazzi e a 2 professori che oggi non erano presenti e abbiamo portato un progetto sul consumo d'acqua relativo alla produzione di diversi alimenti. Quindi abbiamo cercato appunto il consumo d'acqua per ogni alimento e cercare di ideare una dieta che fosse sia bilanciata per l'uomo, ma che contempo non facesse produrre, diciamo, troppa acqua e quindi troppo spreco. La cerimonia di apertura si terrà il 4 settembre alle 10:30 nella chiesa di Santa Caterina, annessa al convitto Foscarini.